Dicevo, andiamo a vedere quelli che sono gli indicatori che forse è bene sempre tenere a mente, e poi entriamo più, man mano sempre più nel dettaglio. Allora, il primo indicatore, che poi viene riportato appunto in quello che chiamiamo l'INUS Flash, quindi questa sintesi dei principali numeri economici e patrimoniali, anche finanziari, è quello delle variazioni, no? La variazione chiaramente mi consente in un colpo d'occhio di sapere se il valore dei ricavi raggiunto nel 2021, no, è superiore e di quanto rispetto a quello ottenuto nell'esercizio immediatamente precedente. Questo sembra molto semplice, lo è in gran parte. Tra un secondo vi farò vedere che ci possono essere delle casistiche in cui bisogna anche qui prestare molta attenzione alla lettura di questo dato per tutta una serie di ragioni che tra un secondo vi farò vedere. Adesso manteniamo un po' il filo e concentriamoci soltanto su questi indicatori. Quindi la prima cosa da andare a vedere l'impresa è ha incrementato o meno i ricavi e se sì di quanto. Chiaramente nel momento in cui guardo un'azienda e vedo una crescita dei ricavi del 20%, del 10%, del 15%, già la guardo con un certo tipo di predisposizione, cioè vedo che è un'azienda che sta incrementando il business. Ricordiamoci che qui c'è scritto ricavi, quindi variazione dei ricavi, cioè di quella componente che nel nostro conto economico, che quindi è alla base di tutti questi calcoli, è stata riclassificata. Scusa, questa voce ricavi include tutte quelle voci che sono state riclassificate come ricavi. Io in teoria potrei ottenere delle riclassificazioni diverse, come sappiamo, mettendo tra i ricavi delle altre voci, magari facendo coincidere il valore della produzione con i ricavi e ottenere chiaramente delle variazioni differenti. Quindi ricordiamoci sempre di sapere, no, quello che è il metodo di calcolo e quello che c'è dietro i singoli aggregati. La seconda misura molto importante è quella del ROS, no, il ritorno sulle vendite, return on sales, che come si calcola? Anche in questo caso è un indice molto semplice perché non è altro che l'EBIT, no, calcolato sui ricavi. Valgono le stesse considerazioni, nel senso che a seconda di come calcolo i ricavi e di come riclassifico determinate voci, lasciandole sopra o sotto l'EBITDA, ovviamente anche queste poste possono modificarsi e quindi anche questo numero va a modificarsi. Return on sales è molto interessante, lo vedremo anche questo poi man mano quando faremo la carrellata nel dettaglio. È molto interessante perché mi dice fondamentalmente qual è appunto il ritorno che ho dagli importi venduti. Quindi chiaramente se questo valore è minore di zero, ho chiaramente un grande problema perché vuol dire che sto vendendo in perdita almeno per quell'esercizio, no? Quindi questa è una prima indicazione importante, la variazione dei ricavi, il ritorno sulle vendite, l'EBITDA, ovviamente anche questo è un indicatore, ma sappiamo bene, abbiamo visto nel dettaglio come va calcolato, ok? E poi se vogliamo una percentuale che ci aiuta anche qui a capire quanto l'azienda sia in equilibrio economico è l'utile. Per cui se io volessi soltanto scegliere alcuni indici di base per capire se l'azienda, no, è in equilibrio economico o meno, potrei andare a vedere rapidamente se è cresciuta, se ha delle marginalità che possiamo misurare attraverso l'EBIT o il ROS e se genera un utile, ok? Prima o dopo le imposte. Queste poi sono scelte e sono delle sofisticazioni. Però sono i tre indicatori grossolani che non mi fanno vedere tutti i movimenti che ci possono essere all'interno, che già mi danno un'idea. E non a caso questi indicatori poi li trovate all'interno della quella che in Linux si chiama sintesi economico-finanziaria, cioè le faccine cosiddette, no? Abbiamo un faccione verde in relazione all'equilibrio economico proprio perché abbiamo una positiva variazione dei ricavi, quindi ricavi in crescita, un buon EBITDA e un buon EBIT, ok? Quindi sono fondamentalmente una sorta di piccolo carotaggio per estrarre da tutto il complesso dei numeri dello stato patrimoniale del conto economico quelli che sono i principali tre indicatori. Ok? Rimanendo sulla nostra schermata, andiamo a vedere degli altri indicatori che mettono in relazione che cosa? La componente, ops, qua io ho fatto ancora comma meno a questo punto, immagino, ecco qua, ormai imparato. Ecco qua, intanto le combinazioni dei tasti fanno delle cose pazzesche. Quindi dicevo, cominciamo a vedere degli altri indicatori che mettono in relazione il profilo economico, no, da cui poi generalmente, salvo operazioni straordinarie, deriva la ricchezza che l'imprenditore vuole accumulare, no, all'interno dell'azienda. Li mettiamo in relazione con quindi delle voci di conto economico messe in relazione con delle voci di stato patrimoniale. Cosa ci interessa vedere in fondo, no, valendo andare un po'
all'ultima riga, vogliamo andare a vedere se questo utile o perdita generato, no? Come si può dire, coerente, è interessante per l'imprenditore e soprattutto in relazione alle dotazioni patrimoniali, il famoso return on equity, ritorno sul patrimonio, cioè se l'impresa ha nel proprio patrimonio netto un determinato importo, il rapporto che c'è tra utile e perdita e il patrimonio netto ci dice di fatto per quell'esercizio quanto ha reso il capitale messo all'interno dell'azienda dall'imprenditore appunto per quel determinato esercizio. In questo caso vedete che no, questo imprenditore ha fatto sicuramente bene a investire nella sua azienda e ha avuto un risultato nettamente migliore a quello che magari sarebbe stato un risultato, no, un investimento effettuato in titoli di Stato o in altre cose. Allora, Erion mi fa già una domanda molto di dettaglio che mi dice: ma il ROE si calcola sul patrimonio, no? Con dentro l'utile o fuori l'utile? Questa è un'ottima domanda. Provo un attimino anche qui a ipotizzare quello che può essere un percorso di risposta, no? E la risposta ci arriviamo insieme, datemi un attimino che vado sul patrimonio così spiego un po' per tutti qual è il termine della domanda, no? Quindi siamo sul ROE e ROE abbiamo detto che è calcolato dall'utile, no? Diviso, almeno nella formulazione che abbiamo visto prima, diviso il patrimonio netto. Il patrimonio netto include, no? Ovviamente l'utile di periodo. La domanda di Erion è: ma io posso calcolare il ROE escludendo dal patrimonio questo importo, quindi facendo 25 milioni meno 7, quindi avendo al denominatore circa 18? Allora, secondo me è una scelta, no? È una scelta metodologica. Io non sono convinto che nel calcolo degli indici, l'abbiamo visto in mille altre occasioni, a proposito del PFN e dell'EBITDA, si possa affermare con certezza una determinata regola, no? Dipende da quello che si vuole misurare, no? E quindi la risposta è che è una scelta del professionista, si può fare l'uno o l'altro. L'importante, secondo me, e magari chiedo se altri vogliono aggiungere qualcosa su questo punto, è che quando vado ad analizzare il trend di quell'indicatore lo vado a calcolare sempre nello stesso modo, ok? Chiaramente, se io vado a fare il rapporto tra l'utile di periodo e il patrimonio prima di includere quel valore, avrò un valore nettamente superiore. Dipende, ripeto, da quello che voglio misurare, dal fatto che io in questo, diciamo, calcolando il ROE, mettendo l'utile sul totale del patrimonio, vado a fotografare una situazione a fine periodo, mentre se escludo questa parte di qua, vado ad analizzare una situazione a inizio periodo, è una scelta, ripeto, una scelta che dipende da ciò che si vuole misurare. Come sempre, quando adottate una strada, l'importante è che abbiate dei razionali e che siate in grado di condividerli con la vostra controparte in modo da essere sicuri, no, di leggere le cose un po' nello stesso modo.